guidare la compagnia degli apostoli a cui Gesù laverà i piedi non ci sia un ex figlio di Calabria. Anche qui accade quello che avviene in moltissime chiese calabresi. Il poter vestire le stole damascate dei discepoli di Cristo è considerato quasi un privilegio. C'è dunque questa corsa ad accaparrarsi un diritto di anno in anno, con la convinzione, forse, che questa presenza personale in chiesa nel giorno in cui Giuda tradisce Gesù serva a sentirsi più vicini alle proprie tradizioni e ai propri paesi d'origine. Mai come in questi momenti la calabresità sembra l'identità reale di un'altra razza, percepibile dagli sguardi, dal colore dei capelli, dalle sopracciglia malcurate, dai nasi aquilini, dagli occhi pieni di tristezza, dalle mani ancora segnate dalla fatica e dai calli. Razza superba, altera, a volte patetica, altre volte sorniona, fatta di sguardi e di movenze, di ammiccamenti e di semplicità. Razza di uomini e donne senza età, senza figli giovani alle costole, senza domani, ma con un passato ricco di certezze e di prospettive. E se per un momento si è presi dal dubbio di poter sbagliare, al momento dell'Angelus scopri di non esserti sbagliato. Per l'aria si diffonde il sapore metallico di una lingua antica, la vecchia lingua dei cafoni del sud, la stessa che oggi in Canada parlano centinaia di giovani calabro-canadesi. Anche il rito della comunione è rimasto com'era allora nei loro paesi d'origine. Ogni giorno uomini e donne si inchinano davanti al sacerdote per ricevere il corpo di Cristo. Sono sempre le stesse facce, le stesse donnine, gli stessi vecchi. Sono sempre loro, i calabresi di College Street o quelli di Manning Street. Sono gli stessi che ogni mattina, nei propri paesi di origine, andavano in chiesa per comunicare col Signore. Né la distanza né il tempo riusciranno mai a scalfire questa abitudine popolare che nessuno forse mai riuscirà a interpretare nella sua grande complessità. Sarà un modo, anche questo, per sentirsi più tranquilli con se stessi, ma sarà forse anche il modo per sentirsi più vicini a Dio, cittadini di un paese straniero, dove nessuno di loro vivrà mai a proprio agio. Il giorno di Pasqua per i calabresi d'America è un giorno triste, è un giorno di solitudine. Se un tempo il giorno di Pasqua era per tutti loro il momento ideale per ritrovarsi tutti insieme nella piazza del paese e partecipare agli altri la propria gioia di esistere e di convivere con gli altri, qui in America è un giorno come un altro. Non ci sono né le vecchie piazze di paese né i vecchi amici di un tempo. Non ci sono né le campane a festa né le antiche processioni della domenica. Molti vanno a messa, è vero, ma il giorno di Pasqua le chiese americane sembrano ridiventare proprietà di altre razze. Negri, gialli, meticci, europei, americani, esquimesi. Ogni tempio sembra una nuova Babele, dove si prega in tanti modi diversi e dove ogni faccia ha una sua storia diversa da raccontare e da custodire. È come se d'improvviso le chiese qui riacquistassero una dimensione internazionale dove i calabresi rischiano di restare sommersi dagli accenti stranieri di queste nuove razze. Quanta malinconia in questo giorno di Pasqua. Per i ragazzi è diverso. Ognuno di loro ha un hobby da coltivare, ognuno ha un amico, un compagno di scuola, una cosa da fare. Nessuno di loro, nella maggior parte dei casi, ricorda le tradizioni del paese dei padri. Nella maggior parte dei casi, nessuno di loro ha mai conosciuto e sentito le cantilene delle nostre antiche processioni. È proprio vero che la pietà popolare è il testamento spirituale di un popolo in via di estinzione. Eppure, sia a Toronto sia a New York, di pietà popolare ne è rimasta ancora tanta. La processione più bella della Settimana Santa di tutto il Nord America è la celeberrima Via Crucis, che da quasi 20 anni si organizza nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Toronto. È una di quelle manifestazioni popolari che varrebbe la pena di vivere in prima persona, almeno una volta nella propria vita. Almeno 200.000 persone, il pomeriggio del Venerdì Santo, si riversano per le strade e seguono con grande partecipazione la processione che si snoda dietro la bara del Cristo morto. Non è facile né immaginare né descrivere questa marea umana che col volto coperto e tra le mani un rosario sfila per 5 ore di seguito sotto qualunque clima e qualunque temperatura. La processione è la famosa processione degli italiani del Canada, ma nei fatti l'anima pulsante del corteo è fatta di calabresi puri. Professore Lettieri, qual è la caratteristica principale di questa manifestazione secondo lei? Beh, innanzitutto ecco, dovrei dire che l'anima pulsante di questa manifestazione
una manifestazione che ha radici religiose, radici culturali, e l'anima pulsante proprio sta in questa comunità calabro-canadese che contribuisce in modo rilevante con queste sue antiche tradizioni a far rivivere questi momenti non solo alla nostra comunità calabro-canadese ma anche all'intera comunità non solo italo-canadese ma anche tutta la comunità multiculturale di questo paese. Questo significa sostanzialmente che la grande comunità calabrese ha imposto la sua tradizione, i suoi riti, a volte anche le sue nenie, le sue cantilene a questa grande comunità multiculturale che vive qui in Ontario? Certamente, infatti uno dei tanti contributi con il quale questa numerosissima comunità calabrese contribuisce allo sviluppo multiculturale di questo paese. C'è insomma un pezzo di Calabria qui oggi che conta, che ha anche carisma per contare. Decisamente, a tutti i livelli e anche a questo livello. In testa, dietro i centurioni a cavallo, sfila la congrega di San Nicola da Crissa, che hanno portato qui a Toronto la vecchia tradizione sannicolese della vara di Gesù. È un mondo variopinto di colori, di emozioni, di sensazioni. Le bambine vestite di nero sono le famose addoloratine, che si vedono ancora a Pizzo Calabro o in molti paesi della Locride. Gli apostoli di Gesù, che si battono il petto in segno di sofferenza, i fedeli, che si flagellano la schiena con pesanti catene, le donne delle altre congreghe, che cantano le nenie della passione, i maschi dei vari club, che portano in spalla le statue dei santi. Il tutto in maniera ordinata, quasi maniacale, come se una regia attenta avesse previsto persino la cacca dei cavalli, dietro i quali ci sono gli uomini della nettezza urbana, pronti a raccogliere lo sterco e a ripulire il selciato. I riti della Settimana Santa sono fondamentali. La morte di Cristo in qualche modo diventa modello per popolazioni che sono storicamente afflitte, che hanno subito esperienze di morte. E poi la Settimana Santa è questo faticoso lavorio psicologico per superare il negativo della morte, la rinascita, la resurrezione. Proprio nei paesi del Vibonese abbiamo questo rito bellissimo, come a Sant'Onofrio, dell'affrontata, della confronta, in cui viene rivissuta la risurrezione del Cristo, ma che è rinascita delle persone, è la rinascita delle stagioni. Allora io penso che proprio nei paesi d'oltreoceano il calabrese ha bisogno dei punti di riferimento per orientarsi nel nuovo mondo, e non è casuale che vengano riproposte, certo modificate, rivissute, reinterpretate le feste, i riti del paese d'origine, e quindi è un modo di stare assieme, è un modo di trovarsi assieme, e nello stesso tempo è un rito che significa congiungimento nel nuovo mondo, ma anche tentativo di stabilire un rapporto, un legame psicologico, culturale, religioso con il mondo di provenienza, con il mondo d'origine. Le statue che voi usate per questa grande manifestazione, da dove vengono? Dall'Italia. Un po' alla volta, naturalmente, ogni 2-3 anni ne ordiniamo una nuova, e quindi le abbiamo avute sempre da Roma a Firenze. Coloro i quali portano le statue, lo fanno per voto, lo fanno perché sono dei privilegiati? Per voto. Ognuno di questi sente il loro voto di poter adempiere quella loro fede, portando naturalmente uno stato di queste. Come siete riusciti a far convivere insieme le cantilene e le nenie di diverse comunità e di diversi paesi di questa regione? Bene, sono 6 mesi che noi ci mettiamo di tempo per organizzarci. Allora naturalmente quelli che la risentono si avvicinano da sé e volontariamente per coordinare assieme con noi proseguire questa manifestazione. Che effetto fa organizzare una manifestazione che diventa poi punto di riferimento della cultura popolare di questa grande nazione? Siamo lieti veramente, perché questo qui sta dimostrando un grande successo. È la più grande del Nord America questa manifestazione, quindi parte della cultura senz'altro, come insegnano già ai ragazzi nelle scuole, i loro maestri,
hanno appreso che questa qui fa una cultura. Mille telecamere impazzite, mille macchine fotografiche. È come se ognuno volesse custodire per sempre immagini care alla propria memoria. Dietro la congrega di San Nicola da Crista viene quella della Madonna di Monserrato, poi la congrega di Vallelonga, il comitato Sant'Onofrese, l'associazione Madonna delle Grazie di Torre Ruggero, le addoloratine di Chiaravalle, i rappresentanti del congresso italo-canadese, i Marshall, i carabinieri della sezione di Toronto, che sono finti, ma che pure ci sono, i volontari della Croce Rossa, poi le massime autorità, il console, il sindaco di Toronto, il capo della polizia, gli stendardi dei vari paesi, gli stemmi delle mille comunità trapiantate in Ontario, i rappresentanti dei partiti politici. 200.000 italiani, forse anche di più, ma almeno 60-70.000 sono ex figli di Calabria. Mai come qui, in questo giorno, ci si sente in Calabria. Le preghiere, il modo di porgere le offerte al passare delle statue, il modo di cantare, tutto qui profuma di calabrese. Persino le bande, tre o quattro, una dietro l'altra, sembrano parlare i nostri ritmi e le nostre antiche marce funere. La Via Crucis di Toronto diventa così, per i calabresi, un modo per rivivere tutti insieme vecchi sapori di Calabria. Se a San Nicola da Crissa molte delle vecchie tradizioni popolari della Settimana Santa vanno ormai scomparendo, basta venire qui, a Toronto, per ritrovarle tutte insieme, inalterate e per niente scalfite dal tempo e dalla distanza. Forse ha ragione Michael Lettieri, ordinario alla Toronto University. Non c'è manifestazione, dice lui, più bella di questa in tutto il Nord America. Qui oggi c'è una parte importante della Calabria di un tempo. E anche questo, aggiunge Michael Lettieri, un modo per sentirsi vivi, per rivivere antichi legami e antiche abitudini, per credere che la vita si sia fermata. E se per gli americani questa processione è oggi considerata un mito, per i calabresi è molto di più. È la stessa storia di uomini e di cristiani che fanno parte della Calabria. Un tempo questa processione era vietata dalle autorità americane. Poi venne Papa Paolo VI e disse che la pietà popolare andava rispettata. Da quel giorno noi calabresi ci siamo riappropriati di una cosa che non ci appartiene completamente, forse, ma che, dice ancora Lettieri, sentiamo nostra e lo facciamo anche nel nome della nostra grande malinconia.